tutti cari amici di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusi Game e di World of Wrestling. Ed esclusi ed escluse di WorldofWrestling.it e di The Abusi Game, parrebbe. Qui io non ho niente da fare. Jack, in compagnia. Lo specialista, Michel. Ed è l'escluso eremita, Peppino. Tu, caro mio, hai il commento tecnico. Ah, io devo commentare e basta, ok. Vediamo il benvenuto in questo speciale per festeggiare i 2000 mi piace sulla pagina Facebook. Benvenuti al Mino Monaco Day. Esatto, Mino Monaco Day. Che perché ricordiamo è stato il vincitore della nostra Royal Rumble. E la Royal Rumble era lo speciale degli 8000 iscritti. E quindi doveva scegliere tutto lui essendo il vincitore. E quindi ha scelto. Esatto. Cosa ha scelto, Peppino? Mino Monaco ha scelto di mandare, bensì, pensate, The Undertaker Ministry of Darkness, che, udite, udite, non è simulato, ma è comandato da Michel Undertaker, contro Kane 1997, lui ha detto, ma che noi non abbiamo. Esatto, perché come potete notare, pensiamo che tu possa intendere lo 0-1. Questo qui, lo cioè 0-1. Che in 2001 è la tenuta del 97, non meno, meno, cioè io pensavo fosse... E usiamo 98. Io farei casuale, no? Io il mio faccio casuale. Ah, ora è comandato Kane da Jack. Esatto. Quindi non è una simulazione, ma sono tutti e due che vanno uno contro l'altro. E sarà anche un Hell... In Vai avanti. Ah già, è vero, non è... In un... che si affronteranno in un Hell in a Cell match con in palio, pensate, il titolo WWE World Heavyweight Champions attuale a WrestleMania 31. Ha detto proprio tutto, è preciso, preciso. Abbiamo WrestleMania 31? Ma sai che non lo so. Mi sa. Mino, non puoi farmi questo. Perché arrivava alla 30, no? Eccolo, grande. Ragazzi, abbiate pietà di noi perché siamo bello che io metto il match, metto il titolo in palio di Roman Reigns quando non c'è Roman Reigns nel match. Ma sì, tanto non ha neanche preso il titolo. Slancio lento, entrate sì, accetta e possiamo iniziare. Io sono un esordiente totale, quasi. Io sto giocando un po' allo showcase e bestemmio. Io nemmeno, ragazzi. Ho fatto prima, qualche ora fa, ho fatto un match. Io non sto giocando a niente, infatti sono qua così che guardo solo. Comunque, parte già avvantaggiato Michel, perché come avete visto, Undertaker ha un totale di 90, mentre Kane ha un totale di 87. Lilian Garcia, sempre più brutta. No, ma è sempre così. È la linea Garcia più brutta che ci sia. Ma anche il vestito è brutto. È sempre quello. Ha annunciato che il match sarà per il titolo. Certo, Mino, potevi mettere qualche manager strano. The Challenger, quindi tu quindi sei il campione. Io the champion. Così, a caso, hanno messo il titolo a te. Ah, questa cosa mi puzza. Mi puzza. Mi puzza. Mi puzza. Peppino, dici qualcosa. Secondo te chi vincerà questo match? Fai un Sono pronostico. I due. Guarda, fratelli. Io devo restare fedele al mio personaggio. E quindi vincerà Teca. Di sicuro. Ricordiamo che Kane. Cerca di vincere, però. Kane fu il vincitore del primo Royal Rumble match. Con cannone. Ah, quasi? Esatto. Il nostro gioco, sì. E Undertaker l'ultimo. Quindi si ritrovano ancora in un l'ultimo match. L'ultimo? Anche perché il primo vincitore della Royal Rumble. Rumble vera fu? Quale Royal Rumble? Exo Jim Duggan. Ah, dalla prima? Sì. Ah, vabbè. Quindi? Ma sai che caso? Non ci ho pensato. Cioè, ci troviamo i due vincitori delle nostre due Royal Rumble. Infatti. Questa è bella, bravo, bella scelta allora, Monaco. È tutto calcolato. Bravissimo, la sfida tra i due vincitori. Quello, l'ultimo e il precedente. Ma non ha la... Vabbè che messo casuale, ma di solito il ministro Darwin non arriva con il... Non lo so. Con il ventaglio dietro.
Ho vestito la tartaruga ninja. Hell in a cell. Hell in a fucking cell. Ah no? Tra l'altro Kane sempre infortunato al braccio. È la tire. Cioè quello fa così e partono i fuochi. Questo fa così e si alzano le luci. Allora Kane è già sceso. Ma non c'era quell'opzione che si poteva interrompere l'entrata? Mi tocca subirmi la tua entrata. Ma non dirmi che c'è anche Roman Reigns. No. Ah, perché? Perché no, non, so adesso perché. Non è che ci mettiamo Roman Reigns dappertutto. Ma che adesso interviene. Non so come. A quanto pare il match per il titolo non si può interrompere. Arbitro Jim Walsh, ancora. Ah, non c'è il cinese. No. Che brutta fa, che tagli. Brutta maschera. E che brutta faccia ha. Che faccia vuoi che abbia? Ha la maschera, non fai vedere la faccia. Bene, ricordiamo le regole. Devo concentrarmi. No, quindi per vincere... Schienamento sottomissione. Esatto. Allora, che cavolo c'entra a fare la gabbia? Ah, non è quella dove bisogna scappare fuori. No, anche perché non è uno steel cage. Ah, ok. Però potete salire e spaccare la no, gabbia. No, non volevo schienarti. Potete salire sul tetto e spaccarla. Che poi hanno cambiato il sistema di uscita dagli schienamenti e robe varie. Bene, bene, bene. E di nuovo The Undertaker. Sto già. Però questo è un match senza squalifiche, quindi sto già in difficoltà. Andiamo a prendere qualche oggetto. Sto già in difficoltà. La dai a me, la dai. La baseball di Sting. Incredibile, ragazzi. Del vigilante. Oh! Eccolo lo stende. Sting, no, che... devi prenderla. Ok. Ok. Vai. E lo prende in piena testa. Sting, che ricordiamo, ha ammesso errore suo. Mi serve. L'infortunio che è avvenuto a WrestleMania. È stato lui ad ammettere che è stato un suo errore. Ha incassato male le due powerbomb di Seth Rollins. E gli sono costate quasi la paralisi. Ecco, mi sono informato anch'io, ragazzi. Vedi, vedi, vedi. Perché voi pensate solo a giocare. Ma no, mai a fare. No, e continua a rotolare. No, e le dà anche all'arbitro. Guarda com'è agile, no. Kane. Sì, però non urlate, sennò io non riesco a commentare. Perché sono esaltato. Io devo commentare agli amici a casa. No, voi, Kane, di là. Voi guardate. Kane. Notate quanto siamo bravi. Allora, evitate di. Io però voglio. Ma no, volevo. No, pensa che volevo prendere la mano. Se no, io non posso commentare. Allora, vediamo. Taker che. Io voglio fare questo. Comunque, Taker è. vabbè. Puoi prendere l'arbitro. Taker è ubriaco. Taker. Vieni qua. Oh. No. Bene. Taker ha ammazzato l'arbitro. Esci dal ring, Kane. Esci dal ring. Ma non è. Non... Kane, esci dal ring. No, è uscito l'Undertaker. Gli stai parlando col pensiero, no? Kane, esci dal ring. Oh! Perché hai fatto una baseball slide. No, è una scivolata. Che... Guarda. No! Sembra Kane sembra un po' rimbambito. Dai, L2 o L1. Ma sì, guarda, esco. Ragazzi, voglio prendere qualcosa sotto il ring. Adesso capite perché è meglio simularli i match. L'unico che sa giocare bene però qua sembra Michel. Sì. Che come... Pensate che davvero, a parte il match di Ryback, io ho sempre usato solo Stone Cold TV. E lo butta contro la cella. Ora lo alziamo. Sfasciate la gabbia, dai. E lo andiamo a schiantare contro il paletto. No, ho sbagliato la mira. Scusatemi, ragazzi. Però un big boot, no. Un braccio teso. Devastante. E qua la ritentiamo. Niente da fare. Troppo presto e mi sono preso una bella testata. Ma non c'è una sedia. Sei già stanco. Aspetta, i gradoni, vado a prendere i gradoni.
cosa ne fai adesso dei gradoni? Che ma sai là... perché non si può prendere qui? Perché c'è il cartello illuminato. No, però non è anche qui. No, perché di lì avevo già preso io la mazza. No, ho sbagliato. Ma cosa vuoi fare? Scappa. Allora? Hai già fatto tutto il giro dal ring con quei gradoni lì. Aia. Che casino. Kane è andato, Sì, così. Ancora dita negli occhi. Ma io sbaglio mira con il... Io ho poca coordinazione occhi mani. Il mio non corre più. Dovete ricordare le barre lì sotto. Il mio non corre. Le barre più. Non le ho mai capite. Quei okay. Barre? Dai, vieni sul ring. Facciamo una cosa. Fammi un comeback. No, si fa. Suplex! Potevo evitare. Ho notato anch'io. È un leg drop. Messo un po' male. Bene, bene. Oh, chiama la chop. No. Non lo so neanche io. Cosa ho fatto? Mamma mia. Scende dal ring. Ticker bar con l'ante. Sto cercando di prendere le armi su. Le armi. Le armi. Non è GTA questo. Oh. 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 Corri. Che corri devo... ragazzo laggiù. No. Bam. Presa in testa subito. Cioè, quando l'uomo con la mazza incontra l'uomo con la sedia, l'uomo con la mazza è un uomo morto. Dovrebbe essere il contrario. Dove sei? Sono nascosto. È sotto il ring è andato. Oh, out of nowhere. Bello, si è inciampato sui gradoni. Sì, però io adesso devo in qualche modo... Prendi i gradoni, dai! Se non puoi più passare di fare il giro. Prendi i gradoni e daglieli in testa. Sono incastrato. Dai in testa, dai. Oh, là che non hai fatto niente. Bello Undertaker. No, ma io non voglio fare questo. I miei occhi. Ma se hai la maschera non si vede niente, però vabbè. Bello, bravo Taker. Ancora, e non volevo schienarti. Mamma mia, che non è facile neanche uscire da questi schienamenti, se non sei soprattutto allenato. Sì, così. Sì, così, andiamo ancora con una spinebuster. Lo solleviamo, lo afferriamo e lo appoggiamo sulle corde. Lo buttiamo fuori, ma non va. Parrebbe. E andiamo con un suplex. Parrebbe un suplex, ma invece era corda. Stand i panni. Stand i panni. Schienamento, ma non va. E questa volta per bacco. No! Oh, là! Dai, schiena, schiena! Ma ogni tanto esce la mossa speciale. Schienalo, no? Che almeno finiamo. Ma che finiamo? Il bello deve venire adesso. Quanto lo facciamo durare questo video? Un'ora e mezza. Questa è mia. Sì. Questa è mia. Bello, si lancia fuori. Ma non fa un suicide. Cosa fai? Ma lo farà anche, ma non siamo capaci. A fare cosa? Il suicide dive. Lo fa. Ma no, ma Kane manco sei capace di salire dalle corde. Sulla terza corda. Tanto JBL non mi sembra molto contento, Backdrop. Mi ha fatto male anche al mio Kane perché non siamo sul ring qua. Che botta! Non siamo sul ring e a gattoni potrei anche riuscire ad alzare. Tutto sommato pensavo che uscisse un match peggio. No. Cosa è successo? No! Io voglio portarti in cima. Io voglio che sfondiate quella gabbia e vi salite su sul tetto. Are we
Mossa finale. Lo manca. Riversa. Dai, ma cos'è sta cosa? Eccolo, eccolo. E va? E va! Hanno distrutto la gabbia, ragazzi. Salite sul tetto. Non ci passo, quello è il problema. Spaccate il tavolo dei commentatori. Cascia il mio ok. Spaccate, prendete le sedie lì. Guarda lì lì. Prendi una sedia, Taker. Ma faccio a passare io. Prendi le sedie lì. Dalla sua JBL no, a Michael. Non è contento. Non... La davi in testa a Jerry Lore. Non riesco a salire. Cioè, come faccio a passare? Dai la sedia in testa a Jerry Lore. No. Dai la sedia in testa a Jerry Lore. Ma fai un braccio teso invece. Dagliela loro in testa. Dagliela addosso. No, non me la fa tenere. Ma perché? È già anche sparita. Tenta un big boot. A Jerry Lore. Prepara il tavolo. Ma si può salire? Come faccio? Certo, si può, sì, se sei capace. È come quando prendi gli oggetti. Sì, ma non riesco a passare. Cioè, io lo schiaccio anche L1. Spacca il tavolo. Fagli una powerbomb. No. Suplex sul tavolo, forse? No, su Jerry Lore. Su Jerry, che non si è mosso. Sì, sono seduti tranquilli, eh. Io ti aspetto su e mi riposo. Sì, ok. Se evitiamo anche la musichetta. Adesso è l'ora che ti sale Kane. Ho capito dopo un quarto di ora. No, io voglio preparare il tavolo. Ma lascia perdere il tavolo, sali. Non te lo fa fare, vedi che non esce alle 1. Sali. Sono riuscito a salire a malapena io. Devi passare di lato. Ma spostatevi, minchioni. Oh, ma io voglio spreparare il tavolo. Ma no, sali, lascia perdere il tavolo. Ma che balle. Vai. Non posso scendere da dall'altra parte. No. È venuto aspettato lì. E poi io lo butterei giù. Gli farei un suplex e lo butterei giù sul tavolo. These guys are giving it their all here tonight. Oh. Not just to entertain the fans, but to ultimately walk away with the win. Ma un'altra cosa che non ho mai capito, sono come si fa a sottomettere. Io devo scappare. Lo stai facendo? Tanto vabbè, puoi anche cedere, che tanto non si finisce. Perché no? Sul tetto della gabbia. Certo. Cosa fa Kane? Non ho schiacciato niente, ha fatto tutto lui. Bello, me l'hai alzato così. Buttalo giù, fagli un suplex, buttalo giù. Sì, siamo proprio sull'angolo. Dai. No! Notate che non cadono, eh. C'è una barriera invisibile che impedisce di cadere. Oh! No, e non cade. No, non cadiamo proprio. Perché? Buttalo giù. Non cade! Cercato di girarlo, ma... Ma no, allora fagli un suplex, guarda se riesce. Devo farti una mossa finale. Fagli un suplex. No, gli facevi un suplex. Peppino, se fossi sapessi come si fa, lo farei anche, ti giuro. Ma no, lì in mezzo di là, che almeno lo facevi cadere sul tavolo. Io so che ogni tanto compare il triangolo, che è la mossa finale. Il triangolo, no. Niente, suplex non lo vogliamo fare. No. Vai così. Fammelo sto suplex. No, dovevi No, nel buco, attenzione. No, il buco ancora. Ho sbagliato. E inciampa prima di cadere giù, guarda che... Slag drop. Dare la serietà di quell'uomo là. Perché comunque è triste che non si possa cadere. No. Per me cadono. Se
se li spingi un po' ci di vuole, più ci vuole il tavolo spreparato là, e dopo quando c'è il tavolo spreparato lancialo, prova a lanciarlo. Attenzione, ecco la Chokeslam! Si sono Che è successo? Dovevi farlo sul tavolo. Giuro che non l'ho fatto apposta. Bellissimo, adesso? Adesso devi scendere, devi scendere. E se io invece faccio lanciati una cosa criminale. Non ci è fatto niente. Adesso risalita. È rimbalzato. Io volendo potrei anche schienarti. No, risalita, dai, che bello. Andate a giocare, a lottare nello stage. Sulla rampa, dai, sulla rampa. Ecco. Ma no. Era meglio che mi tiravi su. Perché adesso ci aspettiamo che si alza. Non lo so. Fai un suicide ancora. Col quadrato. Lanciati. Vai che ti aspetto. Buttati che è morbido. Bravo. Andate sulla rampa a lottare. Con capriola, dai. Anche. Ma dov'è che sei rimasto? Sulla rampa, andate sulla rampa. No, devo fare la mossa speciale. E inciampa da solo così nel... C'era un sassolino. Cioè, ha le scarpe slacciate. Andate sempre più in là, sempre più in là. Vediamo fin dove arrivano. Non cadono neanche dalla rampa. Bellissimo. Vediamo se vanno anche dietro. Possiamo notare la rampa quanto sia corta. Butta giù lo schermo. No, non va giù, credo. No, non va. Infatti non funziona niente. Suplex ora che non serve. Torniamo sul ring. Sì, vai che vengo anch'io. Vai. Via, non ti voglio. Non facciamoci del male. Andiamo. Esatto. Ma tu corri ancora? E Undertaker è andato proprio. Cosa fai? Ti aspetta, dai. Andiamo su. Andiamo mano alla mano. Dai, giochiamocela su. Giochiamocela su. E poi chi vince, vince. Ora... ti aspetto. Vai. E via lì. Al buco. Ecco qua. Suplex! Va. Ok, guarda che cado io, ne? Cioè, sono proprio sotto l'apertura. Sopra la campa. La pacra. Capra. Cosa stai dicendo? La pacra. No, stavo facendo Franchini che inventava le cose. Ecco. Adesso. Oh, ma dobbiamo, fallo su. Dobbiamo buttarci sul buco. Insomma, dovete buttarvi nel buco, no? Il buco! Kane. Anche loro hanno notato che non vi buttate su quel buco rotto. I superpoteri. Ecco. Devi fargliela di là. Ma non volevo neanche fargliela io. Ah beh, allora. Credo che sei messo un po' male tu. Però io ho una F. Una F. Dai, dai, adesso cadiamo. Adesso cadiamo. E non va nessuno. Oh, no, dai, no, di là. No, forse. No, perché doveva fargliela di là. Se addirittura perdo sangue. Undertaker sanguina. Mamma mia, fargli una chokeslam, ma niente. Attenzione, si riprende. Non di qua. Oh, ma quel tetto lì non lo sfondate proprio. Vieni di qua. Vediamo se... vai. Fai una Black Tombstone lì sopra. No, fai ancora un suplex. Forse. Fammelo. No. Che cado io, alla fine cado io. Continua a saltare in quel punto lì che forse lo fai cadere. Ancora. Ritentiamo. Ma non lo fa, né? No. Attenzione a forza di dai. Forza di dai. Uno dei due va giù. No, non è giusto! E non va ancora! Cioè, ormai quella gabbia lì sta in piedi per miracolo, ma...
really tired now. That tank of his has to be reading empty. Ne inciampa nei buchi della gabbia. Tombstone, dai. Vai avanti dietro. Tombstone, dai. Cosa aspetti? Che si alza. Ma no, lo prendevi? No, se si alza gli faccio il triangolo. Gli faccio il triangolo. Bella magari. Peccato che sia backdrop, ma e non gliel'ho fatto. Parrebbe. Oh, eccola! No. Che inquadratura, ragazzi! Per cazzo proprio. No! E adesso oh. C'è! E adesso! E invece no! No. Non c'è! Non c'è! Lo fa! Lo fa! Attenzione, Chokeslam in arrivo! Chokeslam in arrivo! Lo fa! Fai driver, si rompe! Si rompe! Lo fa! L'ho fatto! Che brutta persona! L'ha fatto? L'ha fatto? Un match che diventerà epico, ragazzi, Io ve lo dico. No, è caduto anche lui! Cade! No, l'ho schiacciato volontariamente il quadrato per tuffarmi, ma sono precipitato. This is awesome, eh? Beh. Peccato che siamo morti. E si alza, ma è ancora, si sposta. È ancora tutto da giocare, ragazzi. Tutto? Nulla da fare, è tutto da rifare. E qua. Hola. Schiena. No, voglio. Che cosa vuoi fare? Schienate? Avete già dato abbastanza? No, non l'ho preso. Volevo concludere con una finisher. Ma mi sa che... No! Vince! Niente da fare. È stato bellissimo comunque. Complimenti. Fantastico. Dovremmo farlo più spesso, secondo me, una cosa del genere. Complimenti, Mino Monaco. Grande Mino, ottimo match. Un bel match. Mezz'ora che giochiamo, sai. Ottimo. Ragazzi, io spero veramente vi sia piaciuto. Lasciate un commento, diteci come migliorare, perché come vedete siamo scarsissimi. Esatto. Però almeno quello che volevamo fare noi è stato fatto, sfondare la gabbia, ce l'abbiamo fatto. Non abbiamo concluso con la mossa finale, ma non avevamo ne più energia. Fatte mille, esatto. Pepino? Pareva un bel match. Vediamo ma se ci fanno vedere la Tombstone. È anche stato la Tombstone dalla sono gabbia. Sono anche andati sullo stage a lottare. Sì, quasi poi alla fine morto. Senza energia diventa difficile uscire dallo schienamento. Infatti io non sono riuscito. Fatto sta che non ce la fanno vedere la siamo già riprecipitati. Pile driver, qua. Sì, qua lo schienamento finale. Schienamento finale 1, 2, 3. E Undertaker, ovvero Michelle, si aggiudica il match e anche la cintura. Grandioso match, siamo comunque stati bravissimi. Avrei preferito però vedere un match di coppia, eh. Io e te contro il computer. Anche questo è vero. Ci sarebbe stata più rivalità, secondo me. Qua ci siamo divertiti un po' di più. Ma si può fare in coppia io e il computer contro te e il computer? Sì? Sì. Beh, ragazzi, questa qui è stata la prima... No, è la seconda volta che giochiamo noi. La prima su Next Gen. E già era nei nostri piani visione. Fare una cosa del genere, cioè giocare noi. E adesso siamo però parecchio pieni di roba da fare, ragazzi. Sta arrivando siamo pieni di roba. E beh, domani, cioè settimana prossima, abbiamo una piccola cosa da fare. Sempre qui su, sto parlando di cose qua del canale. Allora, diciamo solo che la settimana prossima Ditemi un XL si ferma per Natale. Esatto, perché manderemo un'altra cosa. Sorpresina, sempre natalizia. Chiaramente inerente al wrestling. Sia mercoledì che giovedì.
Poi ovviamente vi ricordo che sabato e domenica c'è appuntamento con i videogiocatori della domenica, quindi ragazzi siamo veramente veramente impegnati e vi ringraziamo anche che continuate a seguirci nonostante mandiamo 6-7 video a settimana ultimamente. Meglio così, ragazzi. Sapete che dobbiamo raggiungere 10.000 il prima possibile. Esatto. Quindi ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace o un non mi piace e iscrivervi al canale sempre se vi va, se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo sotto questo video di lasciare i commenti su come possiamo migliorare e sulla pagina Facebook di ricordarvi di andare a votare il Best Abusive Moment del 2015. Io vi ricordo di andarvi a vedere il chierettolo agli abusi, così almeno potete commentare e mettere le vostre domande per la settimana prossima. Per oggi è tutto, dall'artefice Jack, lo specialista Michel, dall'eremita Pepigno, alla prossima, ciao belli! Ciao!